Tele Durruti. Questo signore che vediamo di spalle con col sigarillo, allora, col sigarillo elegante, guarda, non c'ero i grede in questo istante, stavo pensando a te. Allora c'è la magia. No, 5 minuti prima, in questo istante. Allora, questo signore, rifacciamolo. Che no, no, non c'è bisogno di farla, che fuma questo elegante sigarillo. Sì. È Silvio Parrello, ma il pubblico di Tele Durruti lo conosce assai bene. Sta guardando questo album di figurine su Pasolini. Espresso. Espresso, ci sono tutte le parecchie interviste. Tutte le figurine ci stanno? Insomma, ci sono parecchie robe. Questo è siciliano, che stavo leggendo st'articolo di siciliano riguardo Pasolini. Insomma, hanno fatto album di Profeta figurine. Incompreso. Eh? Profeta incompreso. No, no, no. Siciliano dice questo. Sì, certo. Io non lo so. Facciamo vedere la solita fotografia che mostriamo. Questa l'abbiamo mostrata. Ma soprattutto il calciatore negato. Calciatore negato, l'abbiamo già detto. Troppe cose a un certo livello non si possono fare. E infatti, infatti, cioè tu pretendi di fare il poeta, il... Si divertiva Pierpaolo. Capito, si divertiva, però dicono che era negato come calciatore. No, ma insomma, mica... Facciamo vedere un'altra figurina dell'album di figurine. Sì, qui c'è Pasolini. Sanno parecchie, c'è questa del Papa, butta la tiro fuori, che questa è interessante foto. C'è pure donne nude, ammazza. C'è di tutto, questa c'ha la foto dei Veloci. Ah. E questo? Quale? Ma questo è il delitto. Ammazzare, sì. No, in verticale. No, ah, in orizzontale. No. Ah, chi è questo? Questo è un poliziotto. E chi è? No, sono riuscito a scoprirlo. E chi è? Piano. Due settimane fa mi è stato detto. Ah, questo è... Malavitoso. Ho capito. Che collaborava con i servizi segreti. È stato ammazzato a piazza San Cosimato. Ammazzato. Lo so, pari 3-4. Vediamo un'altra figurina. Questi sono i funerali. Sì. Andare guarda, campo di fiori. Mi pare lo zio questo, è Pierpaolo. Lo zio sì. Gino? Mi pare lui. Bella, questa casa che è? Via... no, questa è qua... Questa sarà via Carini, no, no, l'Eur. Ma non mi sa che è l'Eur questo, perché sì, l'Eur. Dal viso comincia ad essere 50. Vabbè, ritorniamo... Senti, Silvio Parrello, questo sa tutto. Ma siccome tu sei stato il primo che io ho fatto il nome del film, sì. Ti ricordi? Sì, certo. E io so delle cose, se a te ti va... Io te lo dico a te. E un giorno facciamo un bell'articolo dopo l'estate. Non è mica una cazzata quello che sono riuscito a scoprire. Questo sa tutto. No, insomma, sono parecchio. Sa parecchio. Capito? Silvio allora, Parrello. Questo quello vedi nella foto. Quello della figurina del morto ammazzato. Ecco, tutti abbiamo pensato con me per 40 anni che era. Fosse un poliziotto. Invece no. È un malavitoso, era un fiancheggiatore di Santo Vito, dei servizi segreti. Ecco perché stava là. Ho capito. E questa ti dimostra quello che poi mi ha detto Enrico del Pugno. Guarda che Antonello Lualdi. Antonello Lualdi, è certo. Voglio vedere un attimo. Ma è mia figlia. Ma dimmi. Ma possibile, il tempo passa in maniera feroce. Lando Buzzanca, c'è pure Lando, amico mio. Ultima figurina. Ha capito, a me mi è stato sempre contestato che secondo me il delitto addirittura è delitto d'estate internazionale, il delitto Pasolini. L'orecchio, questo non la conoscevo, bella camicia, anni 70, camicia operata. Ma non conoscevi questo volume che ha fatto? No, bello, questo è l'euro. È l'euro. Va bene. Capito? Tele Durruti, Silvio Parrello, molto presto. E lui è formaggino. No, il formaggino sei te. Mettetevi d'accordo. Chi è formaggino? Lui è formaggino. Non lo senti come puzza.
capito. Salutiamo. Sì. Ha capito? Tele Durruti.